Inizio la preparazione preparando la salsa di pomodoro. In un pentolino faccio rosolare in 2 cucchiai di olio evo l'aglio con un cucchiaio di basilico tritato finemente. Aggiungo 500 g di passata di pomodoro. Lascio cuocere per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, rimuovo lo spicchio d'aglio. Ho lavato per bene 2 melanzane, spunto e affetto allo spessore di 3-4 mm. Infarino e lascio friggere in abbondante olio di semi. Man mano che le fette sono pronte, le adagio su un piatto ricoperto di carta assorbente. Lascio cuocere in abbondante acqua salata 300 g di spaghetti, scolo al dente. Condisco con la salsa di pomodoro, ne lascio un po' da parte per la guarnitura. Aggiungo 100 g di formaggio grattugiato e 200 g di scamorza affumicata tagliata a cubetti. Amalgamo per bene il tutto. E ora formo gli involtini. Adagio su ogni fetta di melanzana una forchettata di pasta. Chiudo e adagio gli involtini in una pirofila dove ho spalmato un po' di salsa. Condisco con la restante salsa e il formaggio grattugiato. In forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Questi involtini di melanzana con spaghetti sono proprio semplici da preparare. Sono deliziosi e molto invitanti. Da provare subito! Cari amici, noi ci vediamo prestissimo con tante altre nuove ricette. Ciao a tutti!